Buonasera a tutti i presenti in questo accogliente teatro della Marina Militare. Prima di leggere qualche passaggio dell'odierna manifestazione, presento a voi i graditi ospiti che sono con me sul palco. Dalla mia sinistra, Lido Schiavo, delegato provinciale del CODI. Pietro Risuglia, membro commissione d'appello nazionale UNVS. E dalla mia destra, Elio Gervase, Stella d'Oro CODI, ospite d'onore. La sezione UNVS, Unione Nazionale Veterani dello Sport di Augusta, Rocco Cappello, nella giornata del veterano sportivo, oggi 29 aprile 2019, si accinge a far partire la 20ª edizione del Premio Atleta Augustano dell'anno 2018. Anche quest'anno, avvalendoci del forte legame esistente tra la nostra sezione del Comando della Marina Militare, ci siamo presentati dal contrammiraglio Andrea Cottini, comandante di Mare Sicilia, per elaborare la continuazione della nostra annuale manifestazione. Tutto è andato per il verso giusto e con la collaborazione del capitano di vascella Pierpaolo Elia ci presentiamo in questo teatro della Marina Militare per premiare atleti, società e scuole. L'Unione Nazionale Veterani dello Sport, riconosciuta dal CONI come associazione benemerita, è apolitica e senza fini di lucro. Le finalità sono tenere vivo lo spirito e la passione per lo sport, sviluppare i vincoli di fratellanza fra tutti gli sportivi, essere da guida ai giovani che si dedicano o si avvicinano allo sport con esempio, la disciplina e la loro competenza, promuovendo iniziative tecniche, agonistiche, culturali e ricreative, collaborare con le singole federazioni, con gli enti locali e con le scuole pubbliche e private. Nostro compito è promozionare l'attività giovanile delle scuole e delle società, premiare gli atleti segnalati dai loro tecnici che si sono comportati nell'arco della stagione nelle discipline sportive di loro competenza e coronare la manifestazione col premiare l'atleta augustano dell'anno con una medaglia di conio speciale inviatoci dal direttivo nazionale dell'UNVS. Finora siamo soddisfatti del lavoro compiuto perché gratificati da successi internazionali ottenuti da atleti vincitori nelle nostre edizioni. Uno su tutti, Antonio Scaduto, canoista, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2008. Altro motivo di soddisfazione è aver avuto ospiti d'onore personaggi di fama internazionale come Enzo Maiorca, recordman di immersione in apnea, Rosario Lobello, arbitro di calcio, Sandro Campagna, CT della Nazionale Maschile di Pallanuoto, Giuseppe Gibilisco, campione mondiale di salto con l'asta. Mi fermo qui, l'elenco sarebbe troppo lungo. Doveroso inoltre è menzionare la Sifonia S.P.A. della famiglia Aprile per l'apporto che ci attualmente dà. Ho finito, grazie. Il nome del contrammiraglio Andrea Cottini, che non è potuto intervenire, ringrazio ovviamente tutti i partecipanti e in particolare si rinnova da parte della Marina Militare questa opportunità che vogliamo comunque dare alla cittadinanza di Augusta per poter eventualmente formare i futuri recordmen, come è stato precedentemente accennato quando si parlava di Maiorca. Noi siamo vicini al mondo sportivo, ovviamente mettendo a disposizione anche le nostre strutture, come parecchi istituti e associazioni già fanno, e rinnoviamo naturalmente a nome anche dell'ammiraglio questa nostra disponibilità. Siamo onorati che questo evento si svolga
qui presso la banchina Tullio Marcon, che comunque da sempre anche rappresenta per noi una fonte per quanto riguarda il mondo militare di atleti che hanno preso parte a diverse competizioni in ambito militare. Grazie di tutto. Grazie a lei e alla Marina Militare. Buonasera a tutti, porto i saluti dell'amministrazione e del sindaco, ringrazio per questo invito e ringrazio soprattutto l'associazione per il grande lavoro che fa nel valorizzare quello che è una delle attività più importanti, ovvero le attività sportive. Quindi vi ringrazio anche per il fatto che ho sentito delle strutture che vengono messe a disposizione anche dalla Marina per riuscire ad avere dei luoghi di aggregazione che consentono appunto di poter svolgere questa tipologia di attività. Grazie ancora. Grazie per la sua presenza. Adesso riceve una targa a ricordo da parte del nostro presidente Michele Borgia. Tutti, un grande piacere per me stasera essere qua, perché devo dire in passato ero già venuto alle vostre manifestazioni, alcune volte non sono potuto venire perché purtroppo ho una vita un po' complessa, perché buona parte del mio lavoro lo svolgo a Roma, e stare qui insieme appunto a questa storica sessione con questo storico presidente, questo nostro grande presidente dei veterani sportivi, è con immenso piacere. A nome mio sento di ringraziare anche la Marina Militare qui presente, perché so che tanto fa per lo sport, perché so che è sempre disponibile per le nostre manifestazioni, come altri comuni, come anche altri enti. Oggi dobbiamo stringerci a coorte, come dice il nostro inno, perché sono momenti un po' difficili per lo sport in genere e per lo sport isolano. Quindi le sinergie, le collaborazioni benvengono. Sono veramente onorato di essere qui questa sera con voi. Onorato anche di essere con l'amico Elio Gervasi, che mi ha preceduto in questo importante incarico, che è quello della responsabilità dello sport provinciale. E spero di poter essere qui con voi anche per le future edizioni e per premiare lo sport, perché lo sport oggi ha bisogno di essere premiato. Grazie a tutti. Grazie, e buonasera. Grazie presidente, riceve una pergamena a ricordo dal presidente Borgia in favore di telecamere. Grazie. Intanto un saluto alle autorità politiche, militari, sportive e agli ospiti tutti presenti, e un ringraziamento anche a nome della presidenza nazionale per la vostra presenza. Un grazie va espresso al presidente Michele Borgia è alla sezione Rocco Cappello di Augusta per questo invito che mi ha rivolto. Io sono alla quinta partecipazione e di questo mi sento estremamente onorato. Oggi è una giornata di sport, bisogna parlare, ma non bisogna dimenticare che l'area nord, Augusta compresa, soffre della carenza di impianti, quindi per questo c'è da fare un grande lavoro tutti insieme, sia la classe politica che la classe dirigente sportiva. È importante, perché il movimento sportivo che noi vediamo davanti ai nostri occhi ha bisogno anche delle strutture, quindi ben venga che ci siano le autorità militari che magari ci aiutano mettendo a disposizione quelle che sono gli impianti creati nelle zone militari, ma bisogna lavorare tanto per avere gli impianti sportivi. Le nuove politiche sportive, senza perdere di vista l'azione motoria, oggi che è importante soprattutto per il risparmio della spesa sanitaria, oggi si stanno orientando verso nuovi temi. Abbiamo quello della terzietà, l'inclusione degli immigrati, l'emarginazione sociale. Sono temi estremamente importanti cui la nuova classe politica si sta rivolgendo, ma noi dell'UNFS di questo ne andiamo fieri, perché sono temi già inseriti da anni nel nostro statuto e sono temi che normalmente trattiamo, e quindi ben vengano anche questi nuovi orizzonti. La sezione Rocco Cappello di Augusta, lavorando come ha fatto oggi e come fa da molti anni nell'interesse dello sport per gli altri e insieme agli altri, rappresenta una risorsa di questo territorio. Grazie presidente Borgia per questo momento di socialità, ma soprattutto grazie per questo momento di condivisione dell'emozione. Grazie a tutti. Grazie al nostro delegato nazionale Pietro Paolo Risulli. Una foto della partecipazione, lui è un affezionato della nostra manifestazione, viene quasi ogni anno e la segue con passione. Buonasera a tutti.
qui è la 20ª volta che si fa questa manifestazione. Io per 19 anni ho partecipato, perché essere vicino ai giovani, a tutti questi ragazzi che fanno molto sacrifici per arrivare a gareggiare magari ad altri livelli, è veramente eccezionale. E io, essendo stato in precedenza anche presidente del CONI, dove lì i giovani sono la struttura principale, è un orgoglio essere qui in questa sala. Grazie a tutti. Prima di congedarla vogliamo chiederle qual è il momento più bello, quello che lei ritiene più bello dal punto di vista sportivo nella sua lunga carriera. Beh, cioè andare a San Siro per un Milan Inter, oppure a Torino per Torino Juventus, la pelle d'oca e l'emozione viene spontanea. Perciò, mentre nella pallanuoto, malgrado c'è molta tensione, ma sono solo 500 persone nelle piscine, invece con 70-80 mila spettatori, uno che riguarda diventa piccolino, però là subito passa, perché appena ti cominci a stare oppure sbandierare, in quel periodo che facevo il guardaline, è veramente eccezionale. Giuseppe Fornaciari, a cui il maestro Michele Borgia consegnerà una targa ricordo, un premio speciale alla carriera. Ecco Giuseppe, un lottatore, un grande campione, che adesso ci dirà anche lui qualcosa in merito alla sua brillante carriera. È stato ed è sinora l'unico augustano ad aver calcato i campi della Serie A. C'è stato anche Fortunato Torrisi, ma non era augustano di nascita. Quindi Peppe, sei l'orgoglio di questa città, e dici, che ricordi hai del tuo debutto contro un certo Van Basten, mi pare? Innanzitutto buonasera a tutti. Prima di passare ai fatti reali, volevo dire che finalmente, dopo tanti anni di inviti, e sono onorato, ringrazio il maestro Borgia per l'ennesima volta avermi dato questa possibilità di essere qua presente finalmente. Ne ho declinato i vari inviti per diversi problemi di salute, che oggi sono qua e sono felice, perché lo posso dire apertamente, combatto l'occhio ma sono qua. L'importante, innanzitutto ci tengo a dire che questo signore ha messo le basi per la crescita nella mia carriera. Lui è stato uno dei personaggi più importanti della mia carriera, perché all'età di 16 anni combatteva con me, che io e il calcio eravamo tutt'altra cosa. Questo signore mi ha trasformato calciatore e lo ringrazio a vita, è il mio secondo padre. Ne sono felicissimo. Il debutto in Serie A, il signor Gervasi mi ha tolto le parole di bocca, perché anch'io il 2 settembre del 92 ho debuttato contro la mia squadra del cuore, il Milan Stellare, dove c'erano tutti i più grandi calciatori del mondo in quel momento. E debuttare nella sfilata di Coppa dei Campioni, Coppa Intercontinentale, scudetto, non era una cosa semplice. Tra l'altro la mia squadra del cuore a San Siro è stata dura, però è stata la più bella partita della mia vita. Figuratemi che io conoscevo Berlusconi in televisione. Berlusconi ha un prestigio, una cosa bella, che ogni fine partita, prima di andare nella squadra del Milan, andava nello spogliatoio della squadra avversaria e salutava uno per uno tutti i calciatori e tutti i dirigenti. Io mi trovavo improvvisamente ad uscire, mi avevano invitato a fare un'intervista ad Area 1, incontro il dottor Berlusconi, si gira e mi fa: Fornaciari, complimenti, è stata una grande prestazione la sua. Figuratevi io come mi potevo sentire. Perciò è stato veramente fantastico. E marcava un personaggio che ha vinto tutto, e ha vinto soprattutto a livello personale 3 palloni d'oro. Perciò non c'è altro da dire. Beh, è stata una bella carriera, potevo fare sicuramente meglio, però sono contento di tutto quello che ho fatto. Oggi ad Augusta ci sono anche delle scuole calcio importanti, dove ci sono tanti talenti,
purtroppo manca la cosa essenziale, la struttura. Però dico a questi giovani, non mollate, perché al di là di tutto non tutti arriveranno in Serie A, però è una cosa per formarsi a livello caratteriale, a livello sociale, a livello proprio di spirito di persona. Perciò non mollate, allenatevi sempre al massimo, ma in qualsiasi sport. Questo è che posso dire. Vi ringrazio a tutti, ringrazio di nuovo il maestro Borgia e di nuovo sono felice di essere stato qua. Ancora un grande applauso per il nostro campione Giuseppe Fornaciari, l'unico augustano ad aver calcato sinora i campi della massima serie. Grazie a voi, Lundis, perché l'occasione che ci date per farci anche un po' conoscere. E prima di andare avanti, magari due paroline che voglio dire, volevo ringraziare e vi porto i saluti del nostro presidente Francesco Messina, che purtroppo per motivi di salute non può essere qui presente. E un'altra cosa importantissima, pregherei Salvo e Rosario di salire sul palco, che sono i responsabili, diciamo, quelli addetti alla palestra della Marina Militare, perché noi, grazie al... ormai sono diventati della nostra famiglia, i ragazzi sono legati molto a loro, e grazie alla Marina Militare noi possiamo ottenere questi risultati eccellenti, perché altrimenti, mi permetto di dire, con le strutture sportive che non ci sono ad Augusta, siamo costretti a andare. Abbiamo la disponibilità, grazie ai nostri angeli custodi, da tanti anni ci alleniamo alla Marina Militare. Volevo ringraziare anche Rosario Manfredi e Umberto Desio, Alessio e il vicepresidente Caramagno, che non è presente, per la disponibilità continua che ci hanno nei riguardi di questi ragazzi. Risultato ottenuto è eccezionale. E 2 anni fa a Roma abbiamo vinto 5 titoli italiani, l'anno scorso purtroppo per motivi economici non siamo potuti andare a Firenze, quest'anno vediamo di andare a Padova a fare i campionati nazionali di atletica leggera e credo che faremo buoni risultati. E volevo ringraziare anche molti amici che ci stanno vicino, che ci aiutano, e le famiglie che purtroppo si devono autotassare per poter fare per far sì che questa attività va avanti. Quindi grazie di cuore, grazie comandante per quello che voi fate giornalmente per noi e grazie naturalmente a tutti voi. Bene, questa è la nuova Augusta. La nuova Augusta viene premiata dal presidente provinciale del CONI di Siracusa, Lido Schiavo, mentre stanno scorrendo le immagini dell'attività, degli allenamenti della squadra. Qual è il vostro prossimo impegno, Iano? Prossimo impegno, guarda, sabato siamo stati a Caltanissetta, e un gruppo a Caltanissetta, non siamo tutti, siamo 32. Un gruppo è andato a Caltanissetta per le finali di calcio a 5 e abbiamo vinto. E un altro gruppo era a Siracusa, i campionati regionali di atletica leggera. Sabato prossimo andiamo a Ragusa ai campionati regionali di atletica leggera e in prospettive future c'è Ferrara nel calcio al 5 e Padova per l'atletica leggera. Questi sono i programmi, diciamo, in linea di massima. Mentre per quanto riguarda, probabilmente sicuro, faremo un raduno della nazionale italiana presso la Marina Militare, alla palestra della Marina Militare, quindi faremmo sapere quando sarà il giorno di questa manifestazione. Grazie Iano, ancora in favore di camere per la foto ricordo di questa manifestazione, e un applauso ancora a questi ragazzi che contribuiscono a portare in alto il nome di Augusta Sportiva, Associazione Sportiva Nuova Augusta Sport Disabili.